بالقرب من متجر أخي؟ محمداً الأموية لا معقلاً مستقراً تحت حكم إبراهيم. Credi che Nabil c'era ancora? Paradigma Anton. Viandanti, avete fatto acquisti al bazar e siete carichi di merci? Vi serve aiuto per trasportarli nella via del ritorno? Rivolgetevi ad Ashik, il venditore di... Perché a noi tutti i lavori ingrati? Siamo relegati qui fuori mentre gli altri si divertono con gli ospiti. Avere il contatto giusto. Ma che importa? Mostrami ogni cosa. Ci servirebbe avere il contatto giusto. Ma che importa? È un incarico facile. Stasera non succederà niente. Non era necessario. Ah, non posso crederci. Io pensavo che gli ufficiali dovessero essere disciplinati. A quanto ho visto è tutto il contrario. Non fate complimenti. Ecco chi ha la chiave. Insisto. No! Quell'uomo è un criminale! Caccerò come un ratto! Ho la chiave. Ora avrò il mio trofeo. Dovrei partecipare ad altre feste.
Vediamo un po'. Non hai speranze. È un bell'oggetto, ma non posso fermarmi ad ammirarlo. Ti avverto. Ecco il punto di consegna. Il pezzo finirà in buone mani. Chiamate le guardie! Gettate questo furfante in prigione! Maria di Felicia Tingedida, التي ألقاها علينا ذلك. Quella persona ha l'aria sospetta. Dovrei indagare. Ehi, cosa? È un pazzo! Arrestatelo! Grazie a questo frammento, ora sono più vicino a scoprire i misteri della camera. Sotto il controllo della madre del califfo. Sei tu, Bassi. Va tutto bene, io so chi sei. Non ricordo il tuo volto, ma tu porti il nostro segno. Sono Naji, un informatore del mentore Raihan. Qual è il problema? Ho seguito due guardie corrotte. Hai agito bene.
Attenzione! Ci attaccano! Il bastardo mi ha ferito! Mi ha ferito! Questo incarico si è fatto molto più complicato. Congratulazioni! Hai portato a termine il tuo primo incarico da occulto. Non ce l'ho. Sciocchezze. Con un po' di Tu... Sì. Grazie. Ce l'avevo quasi fatta. Quasi. Devo rimanere nascosto. Meglio tenere un profilo basso. La tenuta di Zahar. Ma non c'è nessuno. È la mia occasione per setacciarla. Thank you.
Fammi usare i tuoi occhi. Io sono un uomo. È la tua fine. Quanta inciviltà. No. Zahra è certamente legata all'ordine, così come un certo Al-Rabisu. Ne so abbastanza. Sarà meglio tenermi pronto dall'alto. Zahra potrebbe essere di ritorno. Servi, voglio del succo di dattero con ghiaccio. E portatemi anche del pane al miele e delle melagrane. E preparate i sali da bagno. Oh, sono esausta. Oh, il paradiso. È dove vuoi trovarlo. Quel vecchio stolto che gioca con il suo disco antico. Inutili pazienti. Va. Proprio così, sai, Dati. Le vere risposte sono nei libri. Ma dove? Sono sempre nei libri. Non è così? Sempre, sai, Dati. Sarebbe da quel libro. Cosa? Di questo! Zahra credeva che quel libro potesse far funzionare la loro grande opera. Per fortuna, Hunain non ha tradotto mezza parola. Ehi! Ehi, ma che... Muori! Dovrei cercare altri indizi alla Basia.
Una richiesta di aiuto da Murjana, la figlia di Ali Baba, un commerciante ricchissimo. Che cosa vorrà mai? Salute a te. È tutto? Il tuo ingegno... Nient'altro? Un commerciante ricchissimo. Cosa vorrà mai la figlia di un famoso mercante? Chiede di incontrarla appena fuori Baghdad.
Tu, resta lì. Scavo enorme. Scavo enorme. Qual è il suo scopo? Sto caldo. Un'opera grandiosa, amico mio. Cercate qualcosa per conto del califfo? Questo non ti riguarda. I resti degli antichi imperi mi intrigano. Guarda tutte le rocce che vuoi. Non mi sognerei. Sto caldo, mi uccido. Che cosa vedi, amico mio? Sto caldo, mi uccide. Mi viene da vomitare. In ogni caso, sta lontana dal dottor Massimo. Ci sono dei mercenari di guardia. In questi scavi hanno trovato qualcosa. Capitano, avremo la nostra paga. Qui non c'è molto da rubare, ma meglio che niente. Sei tu il capo di questa banda di consumati guerrieri? Vi pag... Non quanto dovremmo essere pagati. Vorresti fare un lavoretto per me? Forse. Vedi quei distinti uomini del califfato? Parli da... Ehi! Niente. Spero di trovare altri forzieri qui intorno. Ma chi da fuoco a cui parlava? Serve aiuto qui! No! Assegno! Non puoi sfuggirmi! Questo forziere porta la firma di Ahmad. Deve essere suo. Interessante. Un certo dottor Hassan ha scritto ad Ahmad. Credo che si trovino entrambi all'ospedale. Un famoso inventore e un dottore che lavorano insieme. Ci deve essere un collegamento. Hey, ma...
Bimaristan, luogo di ritrovo dei guaritori di Baghdad. Bimaristan, luogo di ritrovo dei guaritori di Baghdad. Troverò il dottor Hassan e lui mi condurrà ad Ahmad. Thank you.
così buono è il fatto. Il piacere è tutto nostro! Un momento. Non ci vorrà molto. Aguzza la vista, Enkidu. Devo riuscire a entrare nell'ufficio del dottor Hassan. Il simbolo dell'ordine. Questo dimostra che il dottor Hassan è uno di loro. Questa lettera lo prova. Hassan ha a che fare con l'ordine. Degli studiosi ustionati.
Alcuni studiosi della Casa della Sapienza si sono ustionati cercando di salvare i libri. Ci serve quella stanza per assisterli. No, quello è il laboratorio del dottor Hassan. È chiuso e nessuno può entrare. Così dovremmo lasciare i feriti qui fuori. Qualcuno vuole rispondermi? Vi prego di abbassare la voce. State agitando i pazienti. Il dottor Hassan tiene chiuso il suo laboratorio. Mi chiedo perché. Non sono i miei metodi a non funzionare. Il dottore è morto. Ora devo trovare Ahmad per risolvere questo mistero. Basim, cos'è successo qui? Dov'eri finito, Ahmad? Ero in giro. Sono sempre in giro. Vuoi dirmi che cosa è successo? Tu sai che quest'uomo lavorava per l'ordine? Mi ha fatto chiamare settimane fa, dopo aver trovato qualcosa nel deserto. Una specie di antico meccanismo. Gli servivo per... E non hai fatto domande! Non chiedo mai quando si tratta di lavoro. Tu sì? Parlami di questo meccanismo. Apre un varco, nella mente. Un varco verso il mondo antico. Sembra quasi che questo meccanismo apra le porte della percezione. Hai potuto vederlo tu stesso? No, ma ho ascoltato coloro che lo hanno visto. Sono perduti, Basim, perché credono di aver visto la realtà. Credono di fare parte di questo mondo antico. Non sapevo che dietro ci fosse l'ordine. Altrimenti mi sarei subito rivolto a te. Mi sono fatto prendere. Mi conosci? Sai come sono fatto, Basim? Lascerai questo luogo e tornerai allo studio. Se non parlerai, nessuno saprà nulla. È un delitto che la conoscenza finisca sempre nelle mani sbagliate. Non credi, Basim? Dovrei tornare allo studio. Basim, vieni qui sul tetto. Faltasabka salama tu fi rihlatik. Basim, sapevo che eri tu. Non sei solo ad avere un'ottima vista. Dimmi, Tabid, hai riempito le strade di occhi e di spie? È questa la vita del Rafik. Senza le mie conoscenze, dove saremmo ora? La conoscenza è uno strumento, un'arma. Può fare del bene o del male.
L'ordine se ne serve per fare del male. Che cosa hai scoperto? La corruzione avvolge la casa della sapienza. Stanno usando un libro antico per costruire un oggetto maligno. Ho sentito delle voci su quel marchingegno blasfemo. Lo chiamano la grande opera. L'ordine fa esperimenti sulle persone mortali. Per ora li ho fermati, ma c'è qualcuno di nome Al-Rabisu che trama nell'ombra alla casa della sapienza. Hai una vaga idea di chi possa essere Al-Rabisu? Ho dei sospetti sul gran sapiente, Fasil Fahim. Quel vecchio cadente. Gli indizi mi portano a crederlo. Potrebbe essere. Presto la Casa della Sapienza ospiterà un grande simposio. Un raduno informale di studiosi. Lezioni, banchetti e discussioni. Ci sarà anche la grande Arib. Va e scopri chi è questo Fasil. Ma trattieni la tua lama al simposio. Non è tempo di rivelare la nostra presenza. Ma se Fasil è colpevole ed è solo, allora dovrai colpire. Però devi esserne certo. Agirò solo se ne sarò certo. Salve. Benvenuto. Questi strumenti fanno la differenza. Dedicarsi all'attrezzatura è cosa saggia. Grazie. Cerco sempre di farne buona scorta. Bell'acquisto. Nient'altro. Simposio dovrebbe essere qui, con tutti i sapienti di Baghdad riuniti. Aspetto solo la lezione di Fasi. Perdonatemi, sono qui per la lezione del Gran Sapiente. La lezione di Fasil Fahim sui remoti ascendenti dell'umanità inizierà molto presto. Nel frattempo, vi prego di assaporare qualcosa dal nostro vasto assortimento di gustosi manicaretti. Il traduttore. Che cosa ci fa ancora qui? Dov'è Arib al-Ma'munia, la poetessa? Dov'è Arib al-Ma'munia, la poetessa? Aspettate,
كان الغبار فظيعا في الخارج في جوار نهر بن حيث اقطن Dov'è Ariba al-Mamunia, la poetessa? Dov'è Arib? Speravo di cogliere almeno un riflesso del suo splendore. È così raro che esca dalla città rotonda. La nostra adorata è nel giardino, a meditare sulla perfezione della natura. Oh, se solo fossi un fiore tra le sue mani e potessi ispirare un suo verso. Per una volta si sentirà libera di non badare ai suoi ricchi mecenati. Oh, forse ella conduce una doppia vita, segreta e avventurosa, e fugge dai palazzi per trovare l'ispirazione tra il popolo. Ne dubito. Controlla l'area, chiedo. Hunain, siete tornato qui troppo presto. Lo so, tremo ancora. Non potevo restare lontano dai libri. Suppongo che il dovere chiami anche voi. A presto. L'ho detto che ti avrei rivisto. L'hai detto? E cosa ti riporta qui? Voglio mostrarti qualcosa. Questi barbogi della Casa della Sapienza raccolgono oggetti assai strani. Ci sono già stato qui, Nihal. È lo studio di Ahmad ibn Musa. Ci sei entrata di nascosto? Ahmad e i suoi fratelli sono in grado di progettare dispositivi fantastici. Ma non tutte le sue idee sono praticabili, temo. Non esserne tanto sicuro. Il mondo è pieno di sorprese. Questo mi fa venire i brividi. Come se celasse un mistero cosmico. Tu hai letto troppi libri su stregoni e città perdute sepolte tra le dune. Anche tu dovresti. Forse esistono altri mondi, altre genti, lassù tra le stelle. Sciocchezze. Ecco la poetessa adorata di Tabid, le cui opere compaiono stranamente ovunque. Sì? Simmetria di terra e cielo, la stessa del tuo sguardo, il solo a cui anelo. Ah, avete letto le mie? Un amante della poesia, nulla più. E dell'ordine. Conosco un solo poeta vivente che celebra il caos. Ali ibn Muhammad. La rivalità tra voi due è leggendaria. Siete molto diplomatico, ma preferisco trarre ispirazione da questi incantevoli fiori. Dove te ne vai ora?
ti fa pensare ai tuoi incubi? No. Mi fa pensare più al Bimaristan. O a uno schema per l'addestramento degli occulti. Ah, sì. Tutti i modi per uccidere in silenzio. E in fretta. Questo. Io questo l'ho già visto. È ciò che avevi intenzione di mostrarmi? Sì. Mi ricordava l'oggetto che abbiamo trovato al palazzo. Che cos'è? Un disegno in un antico libro. C'è qualcosa che mi stai nascondendo. È meglio che tu non sappia ciò che accade nei luoghi più segreti. Perché? Perché non lo sai neanche tu? Perché, come dice Derwish, a volte è meglio non conoscere le verità che si celano nei nostri doveri. La verità, Basim, è che hai già tutto qui, davanti a te. Ma ti rifiuti di guardare. Questo riguarda te. Ha sempre riguardato te, fin da quella notte. Io ho giurato, Nihal, di cambiare vita e di percorrere la via delle ombre. Allora forse un giorno troverai la luce. Ma fino ad allora, io ti seguirò sempre, ovunque tu vada, affinché tu non dimentichi ciò che sei. È una minaccia. Io non lo so. Nel frattempo, godete delle nostre squisitezze, intrattenetevi in amabili conversazioni. Forse quell'astronomo è uno di loro. Sono onorato di fare la vostra conoscenza, Saidi. È un piacere vedere nuovi giovani alla Casa della Sapienza. Credete che il Gran Sapiente terrà una lezione interessante? Ah, quelle sciocchezze sono una perdita di tempo. Io ho scritto molti libri più pratici ed educativi. Su quali argomenti? Ho scritto in gran dettaglio di meridiane, astrolabi. Affascinante, Saidi. Spero di poter leggere le vostre opere. Sembra che la lezione stia per iniziare. Devo tornare dal servo cerimoniere. Perdonatemi, Fazil Fahim è pronto per la sua lezione? Prontissimo, entrate pure, vi prego. Siate tutti benvenuti nella Casa della Sapienza, autentico centro culturale di Baghdad e del mondo intero. Io sono Fazil Fahim al-Kemsa, guida della Casa della Sapienza, saggio tra i saggi. Oggi vi sconvolgerò con quelle che vi parranno blasfemie oltraggiose. Non temete, brava gente. Nonostante la vecchiaia, ho una mente molto lucida. Oggi vi parlerò di misteri, di creature di un'epoca antidiluviana. Le antiche profezie non parlano forse di giganti vissuti prima del diluvio che rinnegarono Allah per adorare idoli pagani? No. Non credete che tali creature abbiano potuto costruire opere meravigliose andate perdute? Zahara e Hassan sono morti, uccisi dalla lama di un sicario. Sono morti? Saidi, vi esorto a mettervi al sicuro. Vi prego di scusarci, ma la lezione è conclusa. Vi invito a esplorare le molte sale della Casa della Sapienza. Ti fai chiamare il Gran Sapiente, Fazil.
Tu che bruci libri sperando che il fumo nasconda i tuoi crimini. Quanta gente hai sacrificato per la tua sete di conoscenza? Quanta gente hai usato, distrutto e abbandonato in nome della scienza? Ora ti nascondi nella casa della sapienza, un luogo che hai corrotto. Ma io ti troverò e reclamerò giustizia per tutte le persone di cui hai abusato, per la tua grande opera. Allora è vero. Fasil guida l'ordine ad Abbasia. Devo dargli la caccia. Guardiano, fammi parlare. Coloro che vennero prima. Ma di che stai parlando? Coloro che. Tornerò un'altra volta. Ho perso il capolavoro di Fasil. Vecchio Fasil, è sparito all'improvviso. Che emozione! Che cosa avrà mai spaventato il gran sapiente? Quel vecchio stolto avrà visto una delle sue creature antidiluviane. Quell'uomo è una sciagura. Ma dove potrà mai essere fuggito? Pare che esistano passaggi segreti sotto la casa della sapienza. Forse si è nascosto laggiù. Ho sentito il giardiniere fare menzione di quei luoghi, sì. Un dettaglio avvincente per i miei versi. Disceso nei cunicoli, il saggio fuggì via, in preda ad illusioni di pura fantasia. Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Perdonatemi, ma ho sentito parlare... Un sotterraneo segreto? No, affatto. Non sono a conoscenza. Forse... Siete generoso. Mio padre vende tappeti a Samar. Una scelta sana. Sì, ma certo. Chiedo scusa. Ora... Grazie. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Hai perso l'opera più importante del Gran Sapiente? Mi dispiace. Ero distratto dalla presenza della famosa poetessa Arib. Lascia perdere! Se non troviamo il libro di Fasil, siamo morti! Sembra l'inizio di una frase d'accesso. È la tua fine! Questa lettera parla di una balconata privata. Forse è dove il lettore ha portato il libro.
meglio stare sui tetti. Il lavoro quassù non manca ed è sicuro. Questa chiave potrà servirmi. Anche qui il corridoio è buio, specie dopo quel morto in biblioteca. Che sta succedendo a questo posto? E le urla dal sotterraneo. Quello strazio mi ha fatto venire il volta a stomaco. Vai, Enkidu. Sarà meglio non usare armi qui. Tomo notevole, scritto da Fasil Fahim. Forse è il suo capolavoro. Si intitola «Coloro che vennero prima sono coloro che torneranno». Deve essere questo. Sarà meglio non usare armi qui. Guardiano! Coloro che vennero prima sono... Coloro che tornano... Corretto! Questo luogo è malsano. Puzza di marcio e di ferro. Queste vesti potrebbero farmi avvicinare a Fasil. Dov'è la mia veste? Non posso incontrare il sapiente senza la veste. Questo mondo è sbagliato. Qualcuno mi riporti a quel luogo di luce abbagliante. Accidenti. Uno si farà un viaggio in prigione.
cosa hanno fatto a questa gente? A questo poveraccio non servirà più. Ora non dovrei dare nell'occhio. Prossimo soggetto! Avanti! Un luogo di terrore. Ma la cosa più terrificante è che avevo già visto tutto. Non so come. Chi osa ostacolare la mia grande opera? I miei alleati uccisi, la mia lezione rovinata. Che coraggio! Il responsabile deve essere un criminale esperto. Forse qualche fazione della città rotonda. Uno di quegli idioti invidiosi di Sciarchiglia. I mercenari non sono così raffinati. Non importa. Quando avremo compreso come funziona il meccanismo, Al-Bahamut mi loderà. Entra qui dentro. Tu sei nuovo, non è così? Perché non ti riconosco. Ti hanno promesso dell'oro quando ti sei offerto, vero? Non importa. Ciò a cui assisterai vale più di ogni ricchezza. Non avere paura. Hai paura? Ecco la mia grande opera. Io la chiamo Al-Ruh. Ti condurrà in un viaggio verso un altro mondo. Perché in questo mondo lasciatoci dai primi esistono tanti stolti, mi chiedo, e così pochi come me? La chiamiamo Casa della Sapienza, ma si fonda invece sull'insipienza. Poiché sotto la casa della sapienza giace l'antro dell'ignoranza e su questi oscuri segreti erigiamo le nostre filosofie. Il fine più alto è la scienza, il potere più grande è la conoscenza. No! No. E qual è? La giustizia. Forse il luogo è questo. Forse qui si trova la conoscenza assoluta. Non è come lo ricordavo. Oltre le porte. Sembrava più lucente. Ma alla fine non vediamo che l'oscurità. Devo andarmene da qui e tornare da David.
Non devo farmi riconoscere. Basim ibn Ishaq. Come hai trovato questo posto? Facile. Ho seguito le tracce di sangue. Tu non dovresti essere qui. Parli mai con lui? A volte. Sì. Ma lui non risponde. Io sì. Noi ci siamo allontanati da quel giorno. Ma ciò che abbiamo visto, là nel palazzo, questa luce, questi suoni, non puoi essertene dimenticato. Per me, Nihal, il passato resta nel passato. Così ieri sarebbe il passato. E questo tuo djinn, quest'ombra immonda che ti avvolge nelle sue spire, è svanita anch'essa nel passato? No, è ancora qui. A volte, persino di giorno, sento il suo respiro sul collo. L'incubo sconfina nel mondo reale. O forse ne ha sempre fatto parte. È una parte della tua realtà, Basim. Anche io sono parte della tua realtà. Del tuo passato. Dimmi, mi abbandonerai? Tra i ricordi sepolti nel buio. Non lo farò. Ora, se tu inventassi uno spazzapolvere meccanico... Basim! È fatta. E come sono andate le cose? Temo che questa storia dovrà aspettare. La conserverò per uno dei nostri falò. Hai agito bene, amico mio. Devo tornare al mio lavoro. Sai che mi annoio facilmente. Grazie per ciò che hai fatto, Basim. È la verità. Hai agito bene. Un'ultima cosa. Arib, lei era coinvolta? Non che io sappia. Ma dobbiamo restare vigili. Buona giornata. Ah, che... Sei soddisfatto? Ma... Ecco che... Niente.